Salve ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata con gli unboxing. Questo mese ci sono state tantissime collector, noi ne abbiamo viste due molto importanti. Abbiamo visto quella di Mafia 3 che potete rivedere qui e quella di Gears of War 4 che invece potete rivedere qua. Due grandissimi collector, soprattutto quella di Gears, una collector AAA, ma anche quella di stasera, come potete già intuire dalla musica. Il gioco che andremo a unboxare è un altro grandissimo titolone AAA, nonché una grandissima collector. Infatti faremo l'unboxing di Battlefield 1, eccolo qui, questo è il gioco che, come sapete, come per la collector di Gears of War 4, come fu anche per la collector di Mirror's Edge, viene venduto separatamente. Si può scegliere se prendere solo la collector, solo il gioco, entrambi risparmiando qualcosina. Io qui ho risparmiato un bel po' perché adesso ve lo racconto, però vediamo subito questa collectorona pesantissima, ragazzi, un altro scatolone gigante che non entra nell'inquadratura. Come potete vedere, non entra nell'inquadratura. Giocone collectorona gigante, bellissima scatola con sul davanti lo stesso disegno che c'è sulla confezione, che continua anche sull'altro lato. Dietro ci sono tutti i contenuti qua sopra di questa bellissima collector, oltre ai vari copyright al codice a barre, e sull'altro lato di qua c'è l'istruzione, perché anche questa statua si illumina come quella di Gears, quindi alla fine del video vedrete com'è illuminata. Ma andiamo ad aprire questa collectorona, togliamo la sovracartonato della scatola, perché anche in questo caso dentro c'è una bellissima scatola. Lo devo piegare perché questo è addirittura più alto di quello di Gears of War, e quindi per toglierlo ho dovuto piegare la scatolona gigantesca, anche questa. Aspettate che la metto qui, che faccio prima. Ecco qua, ci siamo riusciti con questo sovra cover di cartone molto sottile, ma incastrata benissimo. La mettiamo qui, anzi la lasciamo qui davanti, così si vede la scritta Battlefield 1. Eccola qua, facciamo il gioco qua e andiamo a vedere la scatola, che anche in questo caso presenta una bella scritta come quella di Gears of War. Eccola qua, c'è scritto Battlefield 1 sia davanti che sul lato anteriore, e come potete vedere qui c'è un cassettino che si tira, che si apre, e all'interno ci puoi mettere addirittura il gioco, mi sa. Vediamo un po'. Eh sì ragazzi, qua dentro praticamente si può mettere il gioco, inserirlo dentro, però bisogna tagliare il colesterolo perché all'interno c'è il colesterolo, quindi non si può mettere un bel niente. Vediamo come si apre, perché sembra un. Oppure mi sa che serve proprio per aprirlo. Eh sì, ragazzi. Che scatola strana che è. Comunque, eccola qua, si apre come un pacchetto di sigarette, eccolo qua, su un lato. Proprio come un pacchetto di sigarette, rimane aperta così. All'interno c'è il polisterolo da togliere con tutti i contenuti. Vediamo di toglierlo senza distruggere niente, perché qui non è facile. Ah, ecco cos'è. Questo è il manico per aprirlo così. Comunque va bene così. Togliamo il polisterolo da qua. Per fortuna non è incastrato, però si va a spaccare se non stiamo attenti. E infatti già mi è successo. Ah no, il gioco praticamente va sul lato, ragazzi, è stato messo al contrario. Il gioco andrebbe qua dentro, è stato inserito al contrario, comunque va bene lo stesso. Capovolgiamolo, che facciamo prima. Ecco qua. Eccoci qua, ci entriamo appena appena. La scatolona gigantesca la togliamo, la mettiamo da questo lato. Qui, come vi dicevo, c'è lo spazio per il gioco. In pratica il gioco andrebbe su questo lato qua, dove alzando la linguetta poi dovrebbe uscire il gioco. L'hanno messo al contrario la scatola, comunque funzionava così. Qui dentro c'è un piccolo libretto di istruzioni, un fogliettino praticamente, che dice che all'interno c'è un codice per scaricare qualcosa di digitale. Come l'altra volta, andiamo a togliere tutta la parte, diciamo, scocciata che c'è qui intorno. Eccole qua. Adesso manderò veloce per non farvi sentire il rumore del tagliamento dello scotch, che fa un brutto rumore. Ecco
Eccoci qua, ragazzi. Apriamo lo scatolone di colesterolo e qua ci sono tutti i contenuti che sono caduti un po' dappertutto. È strapieno di roba, diciamo. Qua vedo subito una toppa che si può mettere sui vostri vestiti con il simbolo. C'è un cavallo. Non so cosa c'è disegnato bene, probabilmente è una delle armate presenti nel gioco. Poi vedo qui, sembra, si può aprire, quindi vediamo cosa c'è. Sembra una bandiera, non so se è una bandiera. Cosa sia non lo so, vediamo un po'. È una specie di tovaglietta da mettere sul tavolo, almeno il materiale sembra quello di una tovaglietta, però o di una bandiera. Con questo slogan, diciamo, della prima guerra mondiale. Carino anche questa cosa qua. Lo mettiamo qua. Poi c'è la steelbook che vedo qui. Le tiriamo fuori. Eccola qui, la steelbook del gioco. All'interno non c'è il gioco, naturalmente. La steelbook è vuota. C'è il protagonista del gioco. E all'interno non c'è nulla. Andiamo a vedere poi cos'altro c'è qua dentro, a parte la statua. Qui vedo un braccio che si monterà con il fucile della statua. C'è un braccio del fucile. C'è la statua gigantesca, anche questa davvero grande, ragazzi. Davvero immensa, che andiamo a vedere tra poco se non ci sono altri contenuti. Andiamo un po' dietro, dove ci dovrebbe essere. Ci dovrebbero essere le carte che non vedo. Ah, eccole qua. Eccola qua. Il mazzo delle carte di Battlefield che si portavano dietro i soldati per passare un po' il tempo. Eccolo qua, non lo apro perché è sigillato. E ancora qui c'è qualcos'altro. Ah, è un altro pezzo della statua, la borraccia, comunque il portacibo della nostra statua. Ci sono naturalmente le batterie. Eccole qua, un paio di batterie. E poi mi sembra non ci sia più niente. Ah, c'è un altro braccio. Ah, i bracci, le braccia sono praticamente smontate. E c'è un'altra cosa che mi è sembrato di vedere. No, non c'è più niente, ragazzi. Questo è tutto. Adesso proviamo a montare la statua. Vediamo se ci riusciamo. Questa bellissima, altrettanto bellissima statua. Ragazzi, molto molto bella anche questa. Gigantesca, devo dire. Bellissima la basetta, ragazzi. Con un pezzo di una specie di colonna distrutta. Anche questo molto particolareggiato, pieno pieno di particolari. Non so cosa si andrà ad accendere con la batteria, se fa un rumore, chissà che cosa. E non so nemmeno cosa servono questi. Probabilmente si può sostituire, al posto della mano si può mettere il fucile. Oppure si può mettere quest'altro tipo di pistola più moderna. Eccola qua. Oppure si può lasciare questa che già c'è di pistola. E questo non so dove vada, dovrebbe andare dietro. Forse si può sostituire qualche altro pezzo. E allora praticamente, ragazzi, questo si può attaccare dietro la cintura, il portacibo, ma noi non lo andiamo ad aprire. E il fucile e la pistola si possono sostituire con la bomba qui e l'altra pistola dall'altra parte, praticamente così. Qua si metterebbe il fucile in questa mano al posto della bomba e qui l'altra pistola al posto dell'altra mano. Anche questi noi li andiamo a smontare. Andiamo invece a vedere un po' la statua, dove sarà il bottone di accensione. Lì sulle istruzioni c'è scritto che praticamente... Ah, eccola qua, si toglie questa pietra e qui c'è il bottone di accensione. Alla fine del video vi farò vedere cosa si accende, perché sono curioso anch'io di vedere cosa si possa accendere di questa statua. Non ho proprio idea, forse parla, perché qui non c'è niente di luminoso che potrebbe essere luminoso gli occhi, non credo. Sono curiosissimo, vedremo alla fine cos'è che si illumina. Se succede qualcosa di strano ve lo dico. Comunque andiamo un po' a ricapitolare quello che contiene questa collector di Battlefield 1. Bellissima anche questa collector. E andiamo a descrivere come ho acquistato questa collector. Io l'avevo prenotata praticamente da GameStop. E lì solo la collector costava 249 euro più il gioco, che costava sulle 69 euro. Poi Amazon ha messo un'offertissima, praticamente ha messo la collectorona più il gioco a 200-199 euro tutte e due, quindi ho annullato subito la prenotazione di GameStop e mi sono preso questa da Amazon, risparmiando non solo 50 euro sul prezzo totale della collector, ma ricevendo praticamente anche il gioco
completo in versione PlayStation 4, che altrimenti avrei dovuto comprare a parte. Quindi ho fatto un ottimo affare e sono rimasto molto contento. Il gioco, parliamo un poco del gioco. Il gioco è uno shooter in prima persona che si ritorna un po' alle origini, invece di andare sempre più in là nel futuro, quelli di DICE hanno deciso di tornare indietro, di tornare addirittura alla prima guerra mondiale. Questo che mi vuole sparare in faccia. Tornare alla prima guerra mondiale e ambientare il gioco proprio nella prima guerra mondiale. Io ho provato la beta quando è uscita, mi è piaciuto parecchio. Ho giocato la parte multiplayer, non ho giocato la parte single player, però penso che sia altrettanto bella e divertente, che abbia una bella storia. In Italia si sono un poco lamentati, diciamo, in Parlamento per questo gioco ambientato nella prima guerra mondiale in Italia, ma secondo me alla fine rimane sempre un bellissimo gioco, bellissima la grafica, naturalmente Frostbite fa il suo bel dovere, un bel motore grafico, su PlayStation 4 funziona molto molto bene. Io lo consiglio a chiunque vuole un bello shooter in prima persona con una bella storia, magari ambientato appunto in questi periodi, prima e seconda guerra mondiale, questo è il primo nella prima guerra mondiale, con armi un po' più antiche ma più, secondo me, più possenti. Ve lo consiglio, prendetelo, anche per chi vuole farsi delle belle partite multiplayer, perché qua ci sono veramente delle belle opzioni per giocare multiplayer, dei livelli molto molto grandi, quelli che ho provato nella beta erano fatti veramente bene, quindi ve lo consiglio sia se cercate un bel gioco single player. Naturalmente il single player non è lunghissimo, quindi magari aspettate che costi un pochino di meno, perché 70 euro e magari vi dura 2-3 giorni, non è il caso, ma se volete giocarvi in multiplayer dovete prenderlo subito, sennò poi vi troverete un pochino indietro con gli avversari. Oppure, se volete prendervi la collectorazza, che devo dire la verità, a me piace moltissimo, è davvero una bella statua, una delle più grandi, sarà grande come quella di Uncharted, se non sbaglio, come altezza, come dimensione del personaggio, di un materiale molto buono, addirittura intercambiabile, potete trasformarlo con una nuova pistola, col fucile, un po' come volete, quindi una bellissima collector. Altri contenuti altrettanto belli, andiamo a rivederli, oltre al gioco, naturalmente all'interno ci sarà solo, non ci sono qua i DLC, non ho trovato i DLC a proposito, non c'è scritto da nessuna parte, forse non ci sono DLC, comunque qua non ce ne sono perché è la versione standard. Ricapitoliamo, c'è la statuazza bellissima del protagonista di questo gioco ambientato nella prima guerra mondiale, c'è il mazzo di carte utilizzabile, sono carte da poker se non sbaglio, sì, carte da poker, quindi potete giocarci se volete. C'è la toppa che potete mettere sul vostro giubbino di pelle o di jeans, c'è lo steelbook con disegnato il protagonista, che al contrario, eccola qua, c'è questa specie di bandiera o tovaglia, come volete chiamarla, eccolo qua, stendardo, questo bello stendardo. E poi ci sono i ricambi per il vostro personaggio, ovvero la pistola diversa, il fucile col braccio e il portacibo che si può attaccare sulla cintura dietro. E tutto questo da Amazon si prende a 200 euro oppure 2,40 da GameStop, solo la colletto. Fate un po' voi. Naturalmente l'offerta mi sa che anche da Amazon è scaduto, quindi probabilmente costerà 200 anche lì solo la colletto, comunque costa sempre di meno rispetto a GameStop. E con questo, ragazzi, è tutto. Avete visto anche questa bellissima colletto. Adesso vado a mettere le batterie nella statuazza e vediamo a cosa serve queste batterie all'interno di questa statua, perché non vedo nessuna luce, forse farà un rumore, non lo so. Adesso lo andiamo a vedere, vi faccio vedere anche la statua da vicino. Ho inserito le batterie e ho scoperto che non c'è nessun suono, praticamente accendendo si accende una luce, eccola qua, che illumina la statua, sembra praticamente una lampada. E poi ho scoperto un'altra cosa, ovvero che questo non è un pezzo da aggiungere alla statua, ma in realtà lo andiamo ad aprire, perché questo è un portamessaggi
dei piccioni, quelli che usano i piccioni, praticamente quelli che attaccano sui piedi dei piccioni. Loro volano, poi arrivano e all'interno contiene un messaggio che andiamo ad aprire e vediamo di cosa si tratta. C'è un fogliettino di carta all'interno, che adesso sarà difficilissimo da recuperare, giustamente. Vediamo di prenderlo. Eccolo qua. E qui dentro, in questo fogliettino, c'è praticamente un codice che adesso io non vi faccio vedere, però c'è scritto. Un codice su un normalissimo foglio di carta da inserire su PlayStation Network per scaricarvi i contenuti esclusivi, gli esclusivi contenuti nella collezione. Insomma, una simpatica idea per mettere i codici in un modo diverso dal solito, e quel fogliettino che abbiamo visto all'inizio era l'istruzione che ti diceva che questo era praticamente un porta documenti. Comunque, ragazzi, questa volta è veramente tutto. Vi faccio vedere la statua più da vicino con l'inquadratura avvicinata. E con questo per ora vi saluto e a fra poco, fra qualche giorno, con le uscite videoludiche del mese di novembre, che anche novembre sarà ricchissimo di uscite, e con gli ultimi arrivi. Già avete visto tre collector, ma ho preso qualcosina in più. Non sono solo queste tre collector. Non sono ancora arrivate le chicche, dovevano arrivare due chicche. Se non arrivano, considerate queste come le chicche, e le due chicche le vedrete il mese prossimo. Per ora vi saluto e alla prossima. Ciao ciao! Tum 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 I'm gonna fight him off. A seven nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off. Taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. And a message coming from my eyes says, leave.